Dai ragazzi, dai, dai, dai ragazzi, su. Forza. Forza che dobbiamo vincere, forza. Dai, ora possiamo commentare ragazzi le formazioni che sono uscite, francamente me le aspettavo. Inter che comincia a giocare con lo stesso modulo che ci ha sempre abituato, cioè ovvero col 3-5-2. Praticamente la stessa formazione che abbiamo visto col Napoli con una piccola modifica. Cioè che al posto di Lukaku gioca Dzeko, anche al posto... Attenzione! Barella in area! Barella! Barella dentro! Di Marco! Di Marco! Di Marco! Federico Di Marco la sblocca subito! Milanese interista! Lo sblocca lui il derby di Supercoppa! 1-0! Chicco Di Marco! Non ho fatto in tempo a dire la formazione, già passiamo in vantaggio! La sblocca Chicco Di Marco! Un gol speciale per lui, dai! Sì! 1-0! 1-0! Inter in vantaggio! Gol di Chicco Di Marco! 1-0! Al minuto 9:50. Questo derby inizia bene, ora attenti. Ora attenti. Non è fallo di Calhanoglu su Leao. L'arbitro concede il vantaggio. L'Inter che sta giocando in una maniera che secondo me non è per niente sbagliata. Cioè di quella ti mordo le caviglie, aspetto il tuo primo errore. Attenzione, Lauti. Lauti in area. Lauti murato da Tomori. Peccato sul più bello. Dai, però dai, è un Inter che è partita con un bell'approccio. Con un bell'approccio. Però cerchiamo di mantenere questo ritmo, questa cattiveria per 90 minuti. Perché le partite non finiscono quando lo decidiamo noi, finiscono quando lo decide l'arbitro. Palla avanti per Dzeko. Dzeko la mette in mezzo, spinta, tiro ed in Dzeko. Dzeko, pum pum. 2-0 ragazzi. Lancio lungo di Onana. Cercare Dzeko che prova ad andare di testa. Kier contro Lautaro. Lautaro quasi vince Barella. No, ha fischiato fallo. Ha fischiato fallo. Testa a testa Dzeko Tomori. Ha fischiato fallo. C'era Barella davanti al portiere. Ma perché ha fischiato fallo? Ma dai ragazzi, non era... Cioè sì, una testata involontaria. Cioè, dai, Dzeko ha preso la palla, Tomori gli ha picchiato contro. Ma mo non fermi un'azione così che c'era Barella tu per tu col portiere per una roba del genere. Cerchiamo di chiudere col doppio vantaggio perché sarebbe fondamentale. Bravo, dai, ripartiamo. Dai, dai, Bare, dalla, dalla, dalla. Dalla Miki per il Lautaro, dalla Lautaro, Lautaro in area, non la stoppa! Che occasione abbiamo sprecato in contropiede a un minuto dal fischio del finale del primo tempo. Lauti, Lauti Edin, lancia, lancialo, lancialo, vai! Vai Hakan, vai Hakan, dai no, non può fischiare adesso, eh. Vai Hakan, vai Hakan. Dima entra in area, Dima dentro, fuori, vabbè. Ora dovrebbe fischiare perché sono passati sti 4 minuti, eh. Finito il primo tempo? Oh, è finito. Vedo Pioli che se ne va negli spogliatoi. Sì, fine primo tempo. Stiamo affrontando veramente col piglio giusto questa partita. Però, ragazzi, non è finita. Concentrati. Per il momento penso che si sia vista una sola squadra in campo. Cioè, i due gol li ha segnati l'Inter, le occasioni principali le ha create l'Inter. Questa per il momento, questo è stato il miglior primo tempo della nostra stagione. Non mi ricordate che devono entrare Gagliardini e Correa? Dai ragazzi, su questo primo tempo per ora è andato tutto bene. Non so se resisteremo, non lo so, ve lo dico. Facciamoci il segno della croce. Sì, basta, basta, ve lo giuro, basta. Non voglio sentir nominare il nome di Correa neanche per sbaglio. No, ecco, no, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Vado in bagno, ragazzi, torno subito. No, sono andato in bagno che hanno inquadrato Correa.
È una cosa che mi viene automatica ormai. Intanto è ricominciato il secondo tempo. No, ma perché? Ma io non capisco, ma io non capisco. Attenzione, Leao. Fuori, ma io non posso vedere con... Io non lo so, io non capisco, ma da occasione clamorosa per il Milan. Siamo 2-0, dovremmo giocare a corti e gli facciamo partire in contropiede. Ma io non lo so, ma come difende sta squadra? Guardate quanto campo aveva Leao. Cioè, aveva delle praterie. E meno male che ha sbagliato, ma non puoi concedere tutto sto campo. Tiro di Leao, meno male che non ha segnato, meno male che è uscita e anche di parecchio. Forse è stato pure deviato, madonna, ma se concedi dei contropiedi così, quelli ti fanno a fettine. Oh, attenti ragazzi, l'ho già detto prima, seconda volta, due indizi fanno una prova, amici miei, eh. Bravo Skriniar, che anticipa Leao, ecco. No, Barella, non strafare ogni volta, che devi vuoi fare 2000 dribbling, ogni volta vuoi strafare. Fai le cose semplici. No, Gagliardini per Barella, no, ditemi che è un brutto sogno, ditemi che è uno scherzo, ditemi che è un brutto, no, ma questo è pazzo. Ma no, dai, ditemi la verità, è entrato in panchina, è andato in panchina Pippo Inzaghi, non Simone Inzaghi, manco un ultras milanista farebbe sti cambi. No, ditemi che è uno scherzo, ma io non lo so, ditemi che non è vero, ditemi che è uno scherzo. Ditemi se è uno scherzo. No, ragazzi, è uno scherzo. Mi state prendendo per il culo. No, ragazzi. No, ragazzi, io me ne vado. Ma no, ragazzi, io non ci credo. Ma questo è pazzo. Ma pazzo davvero. Ma io non lo so, dai, per cortesia, neanche un ultras del Milan farebbe sti cambi se domani andasse ad allenare l'Inter. Neanche un ultras del Milan farebbe un cambio così, no, ma io no, ditemi che sto sognando, che è uno scherzo, ditemi che è uno scherzo. No, così lo faccio io, caro Inzaghi, così lo faccio io, non tu, così, mamma mia, sti cambi, madonna mia. Mamma mia, tu prega di vincere sta coppa, tu prega di vincerla, perché se... Non sto zitto. Allora, rilancio lungo. Lautarino mio, cala il tris. Mi ero illuso davvero, ragazzi. Pensavo avesse segnato Correa. Complessivamente vittoria meritatissima. Miglior partita dell'Inter sotto tutti gli aspetti. Pioli, una volta passa, una volta è Natale, già devi ringraziare che hai avuto fin troppa fortuna l'anno scorso. Mica è sempre domenica, amico mio, eh. Tutti pronti per la festa, signori miei, la vendetta è servita, bastoni è già pronto, Di Marco già da calcio Inzaghi già festeggia. Oggi mi hai fatto perdere 10 anni di vita intorno al 70esimo, mi hai fatto diventare pazzo quando hai fatto entrare Gagliardini e Correa per Dzeko e Barella. Cioè, sono diventato pazzo in quel momento, però detto questo... Mi hai regalato una gioia incredibile oggi. Oggi bisogna dire, questa squadra ci ha regalato una grande gioia. Ciao Pioli, un bacione Piolino.
Viviamo insieme gli ultimi secondi. Ricordiamolo, ve lo ricordo per l'ennesima volta. Il risultato è il seguente: Milan 0, Inter 3. Finisce così. Noi dobbiamo confermare tutti gli anni la stessa regola. Ogni anno noi li dobbiamo battere 3-0. Li abbiamo battuti 3-0 l'anno dello scudetto. Li abbiamo battuti 3-0 l'anno scorso nella semifinale di Coppa Italia. Li abbiamo battuti 3-0 pure quest'anno. Sì ragazzi, ora è ufficialmente finita. L'Inter ha battuto il Milan nella finale di Supercoppa Italiana. Dai ragazzi, dai, dobbiamo essere ottimisti. Oggi non ho nulla da rimproverare alla squadra. Oggi la squadra ci ha regalato una soddisfazione incredibile. Io continuo a ripetere questo motto. La regola è sempre la stessa. Di Milano è il simbolo regale, il biscione e l'FC Internazionale.